La mia vita, se così si può dire, è l'autobiografia di Wanda Maggi, in cui l'autrice descrive con estremo realismo tutte le violenze, le umiliazioni e le sofferenze patite fin dalla tenera età di 7 anni. Dedicato al marito, uno dei pochissimi che l'ha trattata come una persona umana, questo libro narra l'esistenza di questa 44enne, segnata già da piccolissima dal dolore per la perdita della mamma, e trovatasi così a subire, fuori e dentro il collegio di suore in cui è rinchiusa, una montagna di violenze, soprusi, brutalità e abusi sessuali. In questa intervista Wanda Maggi ci spiega meglio cosa significa essere una vittima di violenza e come sia difficile convivere con questa situazione. Nel suo libro lei parla della sua vita e dei moltissimi anni di violenze che l'hanno costellata. Sì. Quanto è stato difficile rendere pubblica questa sua storia? Situazioni. Fa molto male per il semplice fatto che cioè, non è che viene giudicato, no, perché io vedo adesso qua con la distribuzione del libro che ho fatto con le copie che mi avete mandato, sì. Ho riscontrato in tante persone tanta solidarietà, però posso anche trovare la persona che magari punta il dito e giudica. Però io ho la forza e la capacità di replicare perché comunque io sono stata una vittima e di conseguenza cioè, ci sorvolo su queste cose qua, non mi spaventa mettere la faccia e dire mi è successo questo. Può far male sì, perché magari possono dire anche non è possibile, invece è possibile perché ho tutto dimostrato, c'ho tutto scritto, so dove ero in collegio, cioè è una cosa dimostrabilissima e quindi non vedo che l'ho portato a buttare fuori tutto prima su un quaderno così per cercare, come diceva la mia neurologa, di buttare fuori tutto su un quaderno e dopo ho deciso di rendere pubblica questa cosa per far sì, come dicevo prima, di dire basta, non devono più esistere queste cose qua, non devono più esistere, perché comunque un bambino, una bambina non ne hanno colpa e queste persone qua, che ce ne sono tanti, io lo so che ce ne sono, non devono più toccare, cioè devono essere sorvegliati, devono fare qualcosa, essere puniti. Puniti, sì. Ecco, e infatti proprio diciamo a proposito della punizione, io, ma credo come tanti altri suoi lettori, mi sono chiesta come mai lei non ha denunciato quanto accaduto alle autorità. C'è stata una causa in particolare del perché non l'ha fatto? Ma a me quando mi è successo il tutto ero bambina. Sì, in seguito. Quando poi io dopo ho conosciuto logicamente il mio primo marito, avevo paura di parlare di queste cose qua. Avevo paura perché mi sentivo quasi da diciottenne, logicamente, quando sono uscita dal collegio. Avevo paura perché non sapevo come poter fare. Cioè, lei si pensa, una ragazza di 18 anni che non avrei visto il mondo esterno se non prendere il pulmino, andare a scuola tramite il collegio, vedere il mondo esterno e non sapere cosa fare, sempre con dietro mio padre, logicamente, che addirittura quando io ho conosciuto il mio primo marito,
Senti, quanto è stato determinante l'affetto del suo secondo marito in questo progetto e in generale nell'affrontare la sua vita oggi? Dunque, lui per me è il mio pilastro. È il mio pilastro perché lui mi ha dato la forza e il coraggio innanzitutto di scriverlo tutto. Questo per me, avere altre persone come me che possono dire combattiamo questa cosa qua, per me è la cosa più bella, perché dico sarebbe la cosa più bella perché possono venire fuori altre vittime che magari non hanno avuto il coraggio come ho fatto io dopo 35 anni di buttare fuori questo. Lei nel libro ricorda anche delle persone che le sono state vicine, diciamo, in qualche maniera. Ha mai avuto poi modo di, diciamo, rincontrarle, frequentarle? Cosa vorrebbe dirgli? Ma guardi, le persone che mi sono state vicine quando nel libro, questo, diciamo, mio amico del mio ex marito, che era il patrimonio di mio figlio, non ho più avuto modo di rincontrarlo. Avevo mio fratello, quello che cito nel libro, mio fratello sì. Buono, che mi è stato vicino e tutto, purtroppo non c'è più perché è venuto a mancare. E quindi sono rimasta praticamente sola, cioè sola. Io ho ancora mio padre, però può capire benissimo che mio padre si... dovessi avere un fucile, una pistola, lo ammazzare con le mie stesse mani. Certo. E quindi l'unico fratello buono che mi ha sostenuto veramente è stato quello che cito nel libro, che purtroppo è venuto a mancare 5 anni fa per un brutto male. Ma oltre a quelli che ci siamo già detti, già abbiamo elencato, ci sono degli altri motivi che l'hanno spinta a scrivere questo libro? Di tutti, e questo è stato quello di averlo dato a mio figlio, per stolta, che poteva capire queste cose qua. Gliel'ho dato, io so che comunque mio figlio possa aver ha compreso queste cose qua, anzi adesso io lo dovrò vedere, sentire, perché gli avranno sicuramente fatto del male queste cose qua, sapendo cosa ha passato sua mamma, perché mio figlio è grande, 24 anni, e siccome che età può pensare lei, però no, no, difficile magari. Difficile sì, però siccome che è un ragazzo molto anche lui sensibile e siccome che continuava a dirmi mamma tu mi devi dire la verità, però io quando sto male io perdo anche il modo della parola, comincio a parlare male, comincio a essere balbuziente, mi dura anche per una decina di giorni quando mi viene la crisi grossa e quindi di conseguenza non potevo spiegargli certe cose anche perché comunque prima era molto più piccolo, era... Invece adesso non capiva il fatto che spesso e volentieri ho queste crisi d'ansia qua che logicamente non sono gestibili, insomma, mi vedeva sempre star male. Io penso che ormai è arrivato un'età ad un uomo, perché un uomo, 24 anni è un uomo, certo. E quindi logicamente quando io gli ho parlato di questa cosa qua, lui mi ha detto mamma hai fatto bene, mi fa però io vorrò sapere la verità e mi fa piacere perché capirà e sono sicura che mi sta vicino, però anche se vive da solo adesso ha la sua indipendenza, ma avrà un occhio di riguardo in più, visto che adesso leggendo questa cosa magari avrà un occhio di riguardo in più nei confronti della mamma, insomma, e capirà appunto questo mio problema grosso che lo affronto tutti i giorni quando apro gli occhi, mi crede, tutti i giorni è una cosa che mi opprime, mi assale un'ansia, ho il cuore che va a mille, perché sono cicatrici che purtroppo anche avendole buttate, scritte, avendole pubblicate, sono cose che non puoi cancellare, perché è un macigno che ti uccide, ogni giorno che passa ti uccide, ti segna sempre. Infatti io ho mio marito vicino, però è lui lì che è vicino, non è che mi assiste. E di conseguenza per me lui è il mio pilastro, è il mio punto di riferimento. Qualsiasi cosa mi possa succedere, lui ha talmente la sensibilità talmente grande di potermi tranquillizzare e dirmi non ti preoccupare, è passata, andiamo avanti. E quindi
L'ultima domanda. Cosa rappresenta quindi questo libro per lei e cosa vorrebbe che rappresentasse per i suoi lettori? Cosa rappresenta per me? Sì. Cosa rappresenta per me? Per me rappresenta una nuova vita. Una nuova vita, perché con questo mi ha dato la forza e il coraggio che magari ci sono tante vittime come me che hanno avuto gli stessi problemi. La mia vita, se così si può dire, è acquistabile sul sito www.booksprintedizioni.it.